Sembrava quasi di essere dentro i cancelli di Auschwitz il 27 gennaio. Soldati in divisa, nazista, treni, ordini in tedesco, binari morti, musica sommessa, racconti di morte. Quella allestita nella vecchia stazione della Cirie Lanz di Borgo Dora è stata per fortuna soltanto la rappresentazione scenica La memoria rende liberi. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha voluto, attraverso la performance dell'Associazione Liberi Pensatori Paul Valéry, ricordare così il giorno della memoria nel 70° anniversario della liberazione. Che senso ha ancora oggi parlare del giorno della memoria, ricordare Auschwitz, ricordare i lager con uno spettacolo teatrale? Io partirei dal titolo della nostra iniziativa, che è La memoria rende liberi. Abbiamo deciso di scegliere questo titolo perché in questa frase, secondo me, c'è racchiusa la soluzione. Soltanto avendo la consapevolezza di quello che è successo si può evitare che il passato ritorni. La storia deve essere una grande maestra di vita e non si può fare finta che quello che purtroppo è successo venga dimenticato. Ed è un giorno estremamente importante questo, anche perché purtroppo non è stato così. La storia ci ha poi insegnato che dopo l'orrore, l'infamia, gli aggettivi sono finiti per descrivere quello che è stato compiuto dai nazisti, purtroppo ancora sono stati aperti dei campi, ancora delle persone sono state detenute, torturate, fino a tempi estremamente recenti. Quindi è soltanto attraverso il ricordo che noi possiamo coltivare la speranza in un mondo più giusto.